Bonjour mia family, bonjour, vi appoggio qua come al solito. Ebbene sì ragazzi, sono vestita in qualcosa che non è una tuta e un pigiama. E ho anche gli accessori, non ci posso credere. Allora, mi sto preparando perché in realtà non so come sia da voi, perché so che in varie regioni è diverso. E da noi possiamo andare a passeggiare in tutto il comune e quindi vado a fare una passeggiata e sono molto 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 felice, non avete idea. Mi sembra tipo l'evento dell'anno ed è una semplicissima passeggiata. Wow ragazzi, l'unica cosa che non mi entusiasma è la mia ricrescita di questi tempi. Ma penso che il 1° giugno riaprano, forse anche un pochino prima, almeno così ho sentito dire, almeno così hanno chiesto, vedremo. Com'è invece nelle vostre città? Mi sto piastrando i capelli ragazzi, scusatemi, ma devo stare un po' più lontana perché altrimenti non mi arriva il filo. Com'è la situazione nelle vostre regioni, nelle vostre città? Cioè cosa potete e cosa non potete fare? Perché so che appunto la situazione è abbastanza diversa di regione in regione. Sì, e qui è così, quindi hanno anche riaperto tipo coin, tutto il reparto profumeria, make up, è tutto aperto. Non sono ancora andata a vedere, ma appunto l'hanno riaperto, quindi fantastico. Ragazzi, ma quanto mi sono cresciuti i capelli, io non ci posso credere. Ho perso di volume perché le extension stanno anche loro perdendo capelli, ma mi sono cresciuti tantissimo. Oggi parlo un po' in modo sconnesso, perdonatemi, ma sono talmente emozionata per questa passeggiata che voi non avete la più pallida idea. Comunque, stasera farò anche una diretta con Carlita, Carlita Dolce, su Instagram, che mi ha invitato nella sua diretta. E vabbè, voi in realtà quando vedrete questo video già l'avrete vista la diretta, ma domani filmeremo anche un video assieme, quindi il prossimo video sarà un video in collaborazione con Carlita, che sento da un'infinità di tempo, ma non abbiamo mai collaborato, non ci siamo mai viste di persona purtroppo. Però è bella sta cosa che in questo periodo, pur essendo tutti bloccati in casa, sono riuscita a fare diverse collaborazioni con diversi youtuber, anche con youtuber che non ho mai incontrato, quindi insomma, cioè, non lo so, qualcosa di positivo evidentemente ha portato, scusate, lo sapete che ho sempre una sete terribile quando mi sveglio, qualcosa di positivo ha portato, dai, questa quarantena, il fatto di star chiusi in casa. Sono riuscita a fare queste collaborazioni che secondo me sono molto carine. Oggi indosso, ragazzi, guardate il bracciale Dior che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, anche se è dello stesso colore della mia pelle, quindi praticamente non si nota. E poi sto indossando anche i nuovi gioielli di HRH Collection, no sponsored, che ho comprato da poco, e anche se sono parecchio eleganti, oggi volevo comunque metterli, ragazzi. E non mi sembra vero, ma sto indossando, ragazzi, i jeans, vi rendete conto? Cioè, sto indossando un paio di jeans dopo non so neanche io quanto tempo. Pazzesco, veramente, cioè, pazzesco, pazzesco. Allora, iniziamo con il trucco, ragazzi, momento trucco, poi faremo la colazioncina. Anche se farò una colazioncina abbastanza veloce, perché come al solito, lo sapete, io sono un animale notturno, quindi vado a dormire tardissimo la notte o la mattina presto addirittura, e poi dormo molto la mattina, quindi non voglio perdere troppo tempo perché voglio uscire appunto quando c'è il sole ancora più alto e fa caldo, ci sono 21 gradi. Ho la sensazione tipo che l'ultima volta che sono uscita di casa, anche se non è vero perché ovviamente sono andata al supermercato, sono andata in farmacia, sono andata a buttare la spazzatura, cioè comunque uscivo di casa, però ho come la sensazione di non essere uscita di casa da quando fuori era inverno, e adesso è tipo, non voglio dire estate, ma quasi. Quindi è veramente veramente, non voglio ripetermi, ma strano, emozionante. Voi siete già usciti, cioè come me, avete rivisto delle cose che non vedevate da un po'? Cioè il fatto di rivedere il mare, per esempio, per me oggi è pazzesco, è molto emozionante, devo dire. Chissà se mi metterò a piangere.
vabbè, vabbè, però sono molto 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 contenta. Invece non sono contenta per un altro fatto, perché non hanno accettato la mia proposta per la casa. Hanno scelto un'altra persona, un'altra famiglia, non mi hanno detto chi, però l'agenzia mi ha proposto altre case che però non mi piacciono, quindi purtroppo quella casa è... mi è dispiaciuto veramente veramente molto, però lo sapete come la penso. Evidentemente ce ne sarà un'altra fatta per me che mi aspetta, e quindi però penso che sia anche più semplice per me andare lì direttamente a breve e vedere di trovare direttamente lì appunto di trovare una casa che mi piace e poi andare a fare direttamente la visita e bloccarla, perché se non sono lì è un pochino difficile e quindi mi conviene. Ho visto che ci sono diversi voli quotidiani da Vienna, però mamma mia, sono super gonfia stamattina, una cosa incredibile, ma quando mi sveglio è sempre così, ho anche le labbra più gonfie, poi mi sgonfio. Quindi sto vedendo appunto di partire, non so ancora quando, ma sto ponderando appunto l'idea, perché ho visto che da diverse settimane appunto c'è il volo diretto con KLM da Vienna, e che è più o meno la stessa distanza da Trieste di Milano praticamente, e quindi sto pensando di partire da Vienna. E però devo sistemare prima delle cosine qui e poi devo un attimino anche vedere com'è lì la situazione, perché mi sono informata e cioè mi sto informando, ma per adesso da quanto ho capito, e vi dico la verità, si sta informando anche l'avvocato per me, perché voglio essere sicura se mi muovo di poterlo fare, e non c'è una quarantena lì se si arriva da regioni che non sono a rischio, e hanno specificato per quanto riguarda l'Italia regione per regione, e il Friuli Venezia Giulia non è appunto un'area considerata a rischio, perché noi abbiamo avuto fortunatamente dei numeri molto bassi, insomma i contenuti, non c'è stata l'emergenza sanitaria né, diciamo, sì, sanitaria che purtroppo c'è stata nelle altre regioni. Vediamo, vi tengo aggiornati comunque. Purtroppo la casa non è andata a buon fine, ci sono rimasta malissimo, veramente malissimo, perché mi hanno risposto sì, sei un ottimo candidato, non ci saranno problemi, invece poi alla fine, non lo so, può anche darsi onestamente che il proprietario della casa abbia pensato, beh, ma questa chissà quando riesce a venire e quindi chissà quando mi paga. invece io gliel'avrei presa subito la casa, però posso capire se ha scelto magari una famiglia di là o una persona che già si trova in Olanda per comodità loro. Quindi non è un problema, e evidentemente ci sarà un'altra casetta che mi aspetta. Sto controllando nel frattempo se c'è qualcosina che mi piace, ma onestamente per il momento non c'è niente che mi sconfifferi. Ci sono troppe case, appartamenti piccoli lì, e quindi onestamente la scelta di case grandi non è tantissima. Quando abitavo ad Amsterdam, naturalmente essendo molto più grande come città, era più semplice, e vi sto dicendo la verità, sto ponderando un po' l'idea di andare non ad Alkmaar a vivere, ma ad Amsterdam. Sono, diciamo, a mezz'oretta di distanza, neanche, però sia, vabbè, io Amsterdam la conosco molto bene, Alkmaar un po' meno, ma in realtà mi piacciono molto entrambe. Il fatto è che ad Amsterdam c'è molta molta più scelta. L'unica cosa che mi dispiacerebbe è stare più lontana dalla mia amica De Mesa, quindi questo mi dispiacerebbe molto, però la scelta delle case è molto molto più grande, appunto essendo
la città molto più grande, quindi non lo so, è un'idea che mi è venuta. Naturalmente, se non mi fossi ritrasferita in Italia, io sarei rimasta ad Amsterdam, quella era la città dove abitavo. Quindi un po' sto pensando, non è che magari mi conviene andare ad Amsterdam, perché qui ad Alkmaar in questo momento è veramente difficile trovare casa, perché la stanno cercando tutti e quindi essendoci molta richiesta e poca offerta in un posto così piccolino è un pochino più complicata la questione. Appunto, se invece mi trasferissi ad Amsterdam sarebbe tutto molto molto più semplice, però mi dispiacerebbe stare uno lontana da Demelza. E poi devo dire che mi sono anche affezionata ad Alkmaar, perché ormai sono anni che vado a trovarla e siamo sempre lì, anche se vabbè la giornata di shopping ad Amsterdam ce la facciamo, però di solito siamo lì ad Alkmaar e devo dirmi sono molto affezionata a questa cittadina, che è molto simile ad Amsterdam, se ci siete stati, molto simile, perché i canali insomma ci sono e quindi ricorda un pochino, no? Quindi se andate a visitare l'Olanda, Amsterdam, fateci un pensierino di andare anche ad Alkmaar, perché è molto simile, però è più tranquilla, cioè ci sono molti meno turisti, c'è molto meno casino, c'è è anche più pulita, anche se devo dire che Amsterdam non è decisamente una città sporca, ma è molto più pulita essendoci naturalmente meno turismo. E quindi se ci siete stati ditemelo, ma di solito non ha tantissimi turisti Alkmaar, sono più i turisti olandesi che vanno ad Alkmaar, perché è molto famosa per il cheese market, per il mercato del formaggio. Quindi sì, mi dispiacerebbe un po', però sto pensando e sto guardando anche, blush sul naso, chissà se mi sta bene, sto guardando un pochino appunto anche le case ad Amsterdam, perché non so se forse mi convenga appunto tornare lì. Adesso finisco di truccarvi, ragazzi, perché se mi perdo in chiacchiere con voi non mi preparo più. Ci vediamo tra un po' per la colazioncina. Poi usciamo, non ci posso credere. Amore mio, dove vai? Amore mio piccolo, chi c'è qua? C'è il vostro gattino Rulu bianco poco arancione che vi vuole dire ciao. Ciao miei fans. Ciao miei fans, sei bellissimo pochettino mio. Oh gatta stellina, tutti qua, ciao gatta scoiattolina stellina. Sei bellissima, sì, anche tu sei bellissimo, sì. Sì, amore, sì. Scusate il casino, ma ho spalancato le finestre, ragazzi, c'è un sole bellissimo, c'è qualche nuvoletta bianca, ma veramente una giornata stupenda. E questo è il look di oggi, ragazzi, come al solito molto semplice: base, mascara, chili di mascara, illuminante, chili di illuminante, e sulle labbra invece ho il Love You Back di MAC. Anche se stavo pensando, ma che senso ha mettere il rossetto se poi ho la mascherina? Però lo metto per me, perché mi piace, ok? Comunque adesso mangiamo qualcosina e poi esco, ragazzi, che bello, oddio, non ci posso credere. Ok, la mia felicità, perché vado a fare una passeggiata letteralmente a 10 minuti da casa e rivedrò la mia meravigliosa Piazza Unità, non ci posso credere, ok? Emozione, ragazzi, emozione, finalmente, mamma mia, mi viene da piangere, ci posso credere. Ok, e mangio e basta, e poi vado. Oggi colazione semplice, ragazzi, allora prendiamo le fragole, ho preso anche, ho trovato lo yogurt greco, sì, ecco, mi sembrava strano che non ci fosse. Non è quello della Fage, come si chiama quel brand, e l'ho trovato solo del brand Conad, ma andrà benissimo lo stesso, l'importante è che sia zero grassi. Ciao gatta stellina, vabbè come al solito non mi calcola e va a mangiare. Yogurt greco che è un pochino meno denso e più cremoso rispetto a quello classico della Fage, non so pronunciarlo. E poi ho lavato e tagliato le fragole. È sempre meglio mangiare, prendere lo yogurt bianco e poi aggiungerci la frutta, piuttosto che comprare quello direttamente con la frutta dentro. E poi vado ad aggiungerci un po' di questi
muesli con more di gelso, che onestamente non so che tipo di more siano, e però vedo adesso che li avevo ordinati su internet, con la spesa su internet, vedo che ci sono anche semi di girasole e semi di zucca, che di solito non amo con il dolce, preferisco con il salato, però adoro il muesli, quindi sicuramente sarà buonissimo. Ta-da! Ragazzi, colazioncina! Pronta! Gnam gnam! Ok, come mi sono resa conto, ragazzi, di aver avuto rossetto sui denti. Scusatemi. Allora, finalmente, ragazzi, taran, ho ricomprato il muesli che mi è mancato tantissimo nelle mie colazioni. Non so perché, ma mi sono abituata, tipo, penso ad Amsterdam. Strabuono, a mangiare il muesli la mattina. La mattina, quando mi sveglio, e se non c'è mi manca. Vorrei fare delle considerazioni con voi, ma magari tra un po' devo uscire, quindi ne parliamo più approfonditamente più in là nel video, perché c'è una cattiveria e un odio. È noto che quando le persone passano un momento difficile, non tutte ovviamente, grazie al cielo, ma alcune, vengono su internet a sfogarsi con gli influencer, e questa è una cosa che è sempre capitata, e si riesce proprio a capire quando, quando si sta passando un periodo difficile, perché le persone vengono non a raccontarcelo a noi, che sarebbe bellissimo parlare con noi, ma ad offenderci, a sfogare la loro rabbia e il loro malcontento e il loro qualsiasi nome volete dare, i loro problemi, però offendendo e insultando, oppure evitando, che mi fa sorridere sta cosa, evitando le offese dirette ma scrivendone molte di indirette, che è la stessa identica cosa. Quindi è semplicemente essere un po' più passive aggressive, ma non cambia molto. Quindi voglio parlarne poi più approfonditamente con voi, perché mi fa molto riflettere questa cosa, e più che altro mi fa un po' perdere la speranza nel genere umano, perché se io sono scontenta cerco di fare qualcosa per migliorarmi. Non vado ad insultare gli sconosciuti su internet, non vado a prendermela con una persona che non conosco, perché magari la situazione sua è migliore della mia. Al massimo chiedo un consiglio, al massimo cerco di imparare, al massimo cerco di migliorarmi, ma non cerco di buttare giù gli altri per sentirmi meglio, perché non succederà mai. Per sentirsi meglio bisogna lavorare su se stessi, sulla situazione, qualsiasi essa sia, ma prendersela con noi influencer, sfogarsi così, oddio, se uno non vuole andare in terapia e preferisce, preferisce sfogarsi con noi, però c'è qualcosa che non va. Comunque, ragazzi, finisco la mia colazioncina che è strabuona. Miam miam. I gatti sono là che giocano, insomma, da pigrizia. Amore mio! Vabbè, e poi esco, ragazzi, e ci vediamo tra un po'. Mi sembra ancora impossibile di poter uscire. Sono pronta, ragazzi, non mi sembra vero, ho un outfit molto semplice in realtà. Ho la maglia di Gucci, quella che avete visto nell'ultimo video, essendo stato tutto quello che ho preso recentemente, praticamente mi manca solo l'accappatoio di Versace, esco anche con quello tra un po'. Poi ho questo giubbotto jeans nero lungo che non mi ricordo dove ho preso, ma molto probabilmente su ASOS. La chanellina, quella rosa vintage, di questo bellissimo rosa pastello con l'hardware dorato. E poi, e poi ho anche le sneakers nuove, quelle di Gucci con il dettaglio rosa. E questo è quanto, ragazzi, per l'outfit. Super contenta, adesso esco. E niente, cioè faccio una passeggiata e poi torno, però
Sono contentissima anche solo per questo. Che emozione pazzesca rivedere il mare, vabbè. Non so se vedete voi me con questa mascherina, ma wow. Il mare, ragazzi. Non ci posso credere. Sono tornata a casa. Dove sei? Ah, eccolo che ti vedo. Garo Never. Ciao amore mio. Ciao amore mio. Ciao amore mio. Ragazzi, che bella sensazione. Oh, ok. Ho tutto il fondotinta rovinato sul naso, vabbè. È stato così bello. Sì, amore mio. Sì, lo so, Gatto Denver, sono stata 2 mesi chiusa in casa, non penso che tu ti possa lamentare, onestamente. Però no, vabbè, vabbè, troppo bello, troppo bello. Continuo a ripetere sempre le stesse cose in questo video, perdonatemi. Qui c'è anche Gatta Stellina. Sì, ciao, Gatta Stellina. Ok, io adesso mi sistemerò il trucco. Mettiamo via le scarpe. Adesso sistemerò il trucco. E poi, ragazzi, allora mangerò qualcosina. Anche se non voglio mangiare troppo, perché stasera ho ordinato una Pokeball e l'ho preordinata già ieri, praticamente per oggi. E, però mangerò qualcosina. Poi abbiamo la diretta con Carlita su Instagram. E nel frattempo approfitto e risponderò a qualche email che ho in arretrato, ragazzi. Outfit casereccio, ragazzi, solita tuta. E questa è di Pretty Little Thing. L'unica cosa che non mi piace di questa tuta e di alcune cose, purtroppo, cioè di alcuni capi di abbigliamento di colore bianco, è che dopo che li lavi per un paio di volte diventano semi trasparenti. E purtroppo mi è successo anche con questa tuta. Comunque non ha importanza, perché tanto la uso per casa. Cosa c'è tu? Chiacchierone! Chiacchierone! Sempre protagonista devi essere tu! Sempre protagonista! Sì, io sono la star. Lo so, lo sappiamo tutti. Sì, lo sappiamo tutti, amore mio, che tu sei la star del canale. Sì, lo so, lo so. Vabbè, comunque, ragazzi, outfit di casa, che sono talmente abituata ormai a questi outfit comodi che tornata a casa mi sono dovuta subito cambiare e poi ho messo anche la vestaglia barra accappatoio, che è quella di Versace tutta colorata che avete visto nell'ultimo video. Sto praticamente indossando tutte le cose che vi ho fatto vedere nel video oggi e ho lasciato gli orecchini perché secondo me sono troppo carini e poi quando facciamo la diretta con Carlita su Instagram voglio avere gli orecchini. Vi dirò che non veste, cioè veste parecchio grande per essere una M, però sono contenta perché appunto riesco a vestirmi sotto, anche se voglio un po' più pesante. E così potete vederlo anche chiuso, cioè chiuso, con la fascia in vita, insomma. Sono molto contenta alla fine di aver preso questo, anche se quello rosa è comunque molto molto bello, che era tutto appunto di questo bel fucsia. Però per cambiare un po', visto che ho sempre tutto rosa, secondo me non è male, dai ragazzi. Dove vai, caro Never? Dove vai? Dove mi porti? Dove mi porti? Qua mi porti? Vuoi la tua scatoletta serale? Io lo so che tu vuoi la tua scatoletta, io lo so, io lo so. Naturalmente guardo avanti un altro, lo sapete che io adoro questo programma, è il mio programma preferito in assoluto, proprio di sempre, ragazzi. Poi io adoro Bonolis, adoro Laurenti e loro due assieme sono inimitabili e i migliori, veramente, anche se in realtà sono tutte repliche, però anche questa puntata l'ho già vista. Ma in ogni caso lascio la TV come sottofondo, adesso lavorerò al computer, sono qui bella spaparanzata sul divano, ragazzi, e ho fatto, e già ho mangiato metà, un panino con pane integrale e fesa di tacchino, che ho finito, devo comprarne altro. Quindi buon appetito a me. Anche Denver ne ha mangiato un pezzetto, sto controllando se l'ha finito. Sì, ha mangiato tutto il pezzetto. Spero non aver briciole ovunque. E niente, ragazzi, adesso mi porto avanti con il lavoro, così domani, appunto, orario d'ufficio, tutti trovano già la mia risposta alle email e guardo un po' di Bonolis.
aspettando la diretta con Carlita alle 8. E qui c'è Gatta Stellina. Sapete, una delle cose preferite di Gatta Stellina, si mette qua e mi annusa tutti i capelli e me li lecca. Non so perché lo faccia, ma lo fa da quando è piccola. Gatta Stellina, Gatta Stellina, cosa c'è? Cosa hai visto? Gatta Stellina. Gatta Stellina, sì, il sedere in faccia, massima espressione di amore e di affetto. Lo so, Gatta Stellina, lo so, lo so. Vuoi venire in braccio? Vuoi venire in braccio, To? Vieni, dai, vieni, vieni. Gatta Stellina, sei bellissima. Sei bellissima. Sì, tu non ti fai vedere tantissimo nei video, ma anche tu sei bellissima e tanto dolce. Quando vuoi. Il gatto da mare è dolce sempre, Gatta Stellina solo a volte. Ma sì, quanto sei bella, Stellina mia, che hai due occhi verdi, verdi, verdi. Bellissimi. Sì, fa le fusa. Fa le fusa fortissime lei. Ok ragazzi, ho messo via il computer perché manca pochissimo alla diretta con Carlita su Instagram. Spengo il televisore. In realtà volevo farla direttamente qui dal soggiorno, ma la luce è una schifezza, quindi ho portato, cioè, perché se sto qui sul divano mi viene la luce da dietro praticamente, e quindi sono tutta, non lo so, ci sono tutte queste ombre, che faccio mille problemi per cercare di fare una cosa fatta bene, quindi avevo pensato di mettere tipo il cellulare qua, però con la videocamera la luce non è male, però dal cellulare è una schifezza, quindi mi sto praticamente posizionando nel mio studio. E, ma secondo voi è troppo casereccio se faccio la diretta con la vestaglia? Perché sto così comoda che onestamente mi va di tenerla. Non lo so. Forse siamo diventati tutti troppo caserecci, casalinghi. A me piace dire caserecci. Siamo diventati tutti un po' troppo casalinghi, almeno io, in questo periodo. E quindi voglio stare super, super, super comoda. Ma comunque sì, sto preparando la diretta, la faremo qua nel mio studio, perché almeno ho una buona illuminazione e wow, sono bianchissima, sistemati videocamera, ok? E tra l'altro ho anche un posto dove posso appoggiare il cellulare qua, cioè, credo, penso di poterlo appoggiare qua sopra allo specchio, che se vi dovessi dire quante volte mi è caduto a terra, perché non solo la videocamera ma anche il cellulare io appoggio sempre nei posti meno indicati e quindi poi cade e si spacca tutto. È per questo che questa custodia ormai è una custodia da combattimento ed è tutta traballante e si sta letteralmente aprendo in due. Vabbè, comunque mancano 10 minuti alla diretta, non so se riuscite a vederlo, sono le 19:50, quindi mancano 10 minuti alla diretta. Sono così emozionata che voi non avete idea, perché non faccio mai video, cioè faccio non spessissimo, li ho fatti, ma non faccio spessissimo dirette, quindi mi prendo un po' il magone, sono super emozionata, non lo so cosa, ho già preso il bicchiere con la Coca Zero, ok, quello l'abbiamo già preparato, spegniamo le luci qua che non ci servono e siamo pronti qui nel mio studio per la diretta. Adesso vedo un attimino dove posizionare questo cellulare, se mi conviene posizionarlo lì o forse, sapete che cosa faccio io di solito, prendo queste cosine della Benefit, tipo questo, tuturu, e poi questo, e sistemo qui le cosine in modo da creare una specie di cavalletto, e poi appoggio il cellulare e questa sarà più o meno, questo sarà il nostro setting. Adesso vediamo com'è l'inquadratura. Sì, mi sembra abbastanza bene, dai, che cosa ne dite? Secondo me non è male. Spostiamo un po' giusto il computer. Sì, dai, direi che ci siamo, direi che ci siamo. Lasciatemi un commento poi, ragazzi. Lasciatemi un commento sotto al video se avete partecipato anche voi alla diretta. E parleremo di relazioni amorose, perché sia a me che a Carlita chiedete spesso come si fa ad affrontare la fine di una relazione, come l'avete vissuta voi, e magari finalmente riesco anche a rispondere alle vostre domande in diretta, che è top secondo me come cosa. Soprattutto fatemi sapere se volete che organizzi queste dirette su Instagram. Se ancora non mi seguite su Instagram, ragazzi, kissandmakeup01, c'è sempre il link qua sotto nel box informazioni, e
perché se vi piacciono potrei fare più dirette, ma in ogni caso seguitemi su Instagram perché nelle stories e nei post eccetera vi do un sacco di anticipazioni su un sacco di cose che qui su YouTube non vedete, quindi vi aspetto lì su Instagram. E niente ragazzi, adesso ormai manca pochissimo, oh mio Dio, ho il cuore che va all'impazzata, mamma mia, sto per iniziare la diretta, ok? Ci siamo ragazzi, sto per connettermi e ho paura, sono emozionata. Wow, ok, ci siamo. Sono le 8 e un minuto, quindi adesso devo aspettare di vedere la diretta di Carlita e poi devo, così mi ha spiegato, devo fare connettiti. Eccomi, oh mio Dio, ma aspetta, ciao! Come devo fare? Aspetta, che sono mezza tagliata, aspetta, aiuto. È la prima, è la prima diretta che faccio assieme a qualcuno di sempre, quindi... Oh, che onore, dai! Anche per me è un onore essere qui ragazzi, con te. Oh, anch'io voglio mettere il filtro figo, come devo fare? Aspetta, aspetta. Ciao ragazzi, ciao! Allora, innanzitutto avete riconosciuta tutti, non c'ho bisogno di presentazioni. Nicole, grazie! YouTuber famosissima, mamma mia, che presentazione della popolazione italiana, io la sempre ti correggo a seguire su Instagram dappertutto. Grazie tesoro, che bella che sei, mamma mia, che hai, adoro, sei un arcobaleno. Ho il filtro abbronzatura che a me serve tanto. Quello sì, quello serve a tutti quest'anno, sai? Meno male. Quando andrà a A me serve da sempre, ragazzi, oddio! Ah, c'è anche Dario, no, vabbè! Finita la diretta, ragazzi! Penso che sia andata bene, mi sono divertita tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Devo farne di più di dirette, davvero, perché è così bello che, vi giuro, sono le 9 e un'ora è, cioè, volata, volata! C'è stato anche Gatto Denver, sempre presente lui, e mamma mia come è volata, un'ora insieme a voi, bellissimo. Mi dispiace perché avrei voluto parlare ancora tanto di più, rispondere ancora a più domande, ma ne faremo comunque un'altra molto presto io e Carlita di diretta assieme su Instagram. Questa volta ci sarà, la diretta sarà sul mio canale. Guardati amore mio, che bello che sei, quanti peli perdi, Garurembe. Ah sì, ah, tu sei l'unico protagonista del canale, sei solo tu. Sì, sei solo tu. Sì, i baci, amore, i baci, i baci. Adesso sono qua con Gatto Denver, che sta chiedendo tante coccole. Sì, amore mio, sì, tu mi devi dare tanti baci, io lo so che tu mi dai tanti baci. Gatto Denver è un gatto da bacini e lui deve dare tanti bacini. Sì, bellissimo, sì, bellissimo. Sentite le fusa? Sì, è bellissimo, sì, è bellissimo, amore mio, io ti amo tanto, sei il mio gattino bellissimissimo, sei il mio gattino bellissimissimo. E adesso ragazzi ho ordinato anche una Pokéball, volevo ordinarla da Temacchino, ma non c'è la possibilità di selezionare online e di scegliere gli ingredienti, sono già preimpostate, invece a me piace crearmela da sola, e dovrebbe arrivare tra non molto, che ho fame, quindi stasera per cena giapponese, ragazzi, non mangio giapponese da prima dell'inizio della quarantena, e non ho preso proprio sushi, ma oggi mi andavo a questo Pokéball, però appunto sempre riso, salmone, poi ho preso gli edamame e poi ho preso le mezzancolle, non mi ricordo come si dice, se avete capito, e con la salsa di soia e cos'altro ci ho messo dentro? La mela. Quindi vabbè, il mio cellulare che vibra, scusate. E quindi ho fame e adesso aspettiamo che arrivi. Arrivata la cenetta, ragazzi, che alla fine mi sono resa conto che ho ordinato sempre da Temacchino, ma su Just Eat erano due ristoranti staccati, uno Pochigno, uno Temacchino. Infatti ho pensato, che simile è il nome, no? A Temacchino, effettivamente è lo stesso ristorante. Però mi è arrivata questa bowl enorme, ragazzi, che io, cioè, spero si riesca a capire, se fate il confronto con la mia mano, quanto è gigantesca, ma ho una fame pazzesca, quindi questa sarà una super 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 cenetta, e poi naturalmente ci sarà anche il dolce, perché hashtag c'è sempre spazio per il dolce, e appunto
Temachigno, le bacchette, ma io uso le mie bellissime bacchette di Hello Kitty. Tutte glitterate, rosa, con la faccina di Hello Kitty, tatara, che ho preso a Tokyo. E basta, e questo è quanto. Poi c'è la salsa di soia. E oggi non abbiamo la Coca Zero, ma ce n'erò con il tè zero, che è questo della San Benedetto, anche se preferisco quello Lipton. Mi sa che lo fanno zero, era il Lipton che mi era piaciuto, penso di sì. Comunque anche questo non è male. E quindi ragazzi, buon appetit, gnam gnam gnam. Quanta roba c'è, cioè non riuscirò mai a finirlo. Io non lo so perché, ma mi sento un po' osservata. Allora, sto qua tutto il tempo a fare le fusa e a fissare. E cosa c'è, Catastellina? Sei bravissima però che non cerchi di arraffare niente. Stellina, le tue crocchette sono sempre là comunque, sempre là stanno le tue crocchette. Sì, ma questo è più buono però. Lo so, Catastellina, lo so, Catastellina. Eccolo qua, pezzettino di salmone per Catastellina. Vieni, Catastellina, to, te lo metto qua. Catastellina? Tipico, non ha mangiato il pezzettino di salmone, Catastellina. Tipico, è andata a mangiare le crocchette però. Beh ragazzi, pensavo di non finirla. Dicevo non la finirò mai, invece ho slurpato tutto, era buonissima. E come dolcetto mangerò un po' di cioccolata Lindt, che era quella del coniglietto pasquale, a cui ho già mangiato le orecchie, come ben potete vedere, e la testa pure. E adesso mangio il resto. Niente di che oggi come dessert, però ragazzi la cioccolata Lindt è strabuona. Ragazzi, ho mangiato così tanto che potrei rotolare, non sto scherzando. Sono stra piena, sazia comunque. Adesso, visto che domani si possono finalmente andare a trovare i nostri parenti, sono molto contenta e voglio andare da mia mamma e preparare il tiramisù alle fragole per farglielo assaggiare. Quindi ho comprato tutto il necessario e adesso prepareremo di nuovo il tiramisù alle fragole, che già ho fatto nel come non cucinare con Nicole, come non cucinare con Nicole. E adesso andremo a prepararlo, non vi faccio vedere tutti i passaggi perché ovviamente potete vederli nell'altro video. Come al solito questo è quello che succede quando uso la frusta elettrica, fa niente. Comunque la nostra crema è montata ad arte ed è super cremosa, quindi direi perfetta. Ok, il tiramisù è pronto, ci sono 3 strati di crema, 2 strati di savoiardi imbevuti nel succo d'arancia e nelle fragole, e poi qui ho le fragole che mi serviranno domani per decorare la parte superiore, ma adesso devo metterlo in frigo, deve starci per almeno 4 ore e quindi io lo lascerò fino a domani, e poi prima di andare da mia mamma ci metterò le fragoline su. Tiramisù fatto, e adesso mi bevo questo frullato di arancia e fragole che avanza, che secondo me nella ricetta dicono di farne troppa di bagna, e quindi adesso mi bevo il frullato con i pezzetti di zucchero dei savoiardi, ma è buonissimo. Eccomi ragazzi, mi metto un po' qui sul divano, ora non so perché, ma oggi essere uscita dopo 2 mesi e passa a casa, aver visto così tanta gente quando passeggiavo, mi ha come, non lo so, spaesata, mi sentivo fuori dal mondo, non lo so, è stato stranissimo e quindi sono molto stanca stasera, cioè, non lo so, è stato strano e penso che mi abbia veramente stancato, è stato, sì, strano, non mi era ovviamente mai capitato nella vita di starmene, a parte quando sono stata male, tipo quando ho avuto la mononucleosi, per esempio, è stato uguale, e poi uscire è strano perché ti ritrovi in mezzo alla gente, ti senti completamente spaesato, come se fosse la prima volta che ti trovi in un posto pubblico, non lo so, è stato veramente, veramente una sensazione bella, ma bizzarra, e Catastellina, e adesso mi sento, non lo so, stanca, che non mi capita mai, specialmente la sera, perché io sono veramente una night owl, cioè sono più attiva e sveglia la notte di quanto non lo sia di giorno. Però, mamma mia ragazzi, però ci sono delle cosine che volevo dirvi. Per esempio volevo dirvi, prima di tutto,
che sono molto felice che vi siano piaciute le felpe, la felpa e la t-shirt che vi ho fatto vedere, perché ve lo lancio anche qua nel video, ne ho parlato su Instagram, appunto se non mi seguite ancora fatelo, perché su Instagram vi do sempre un sacco di anticipazioni e mi seguite di più nelle mie giornate con le storie, e sono molto contenta che vi piaccia il mio merch, mio merchandising, le cosine con il logo del canale che arriveranno presto. Vi ho chiesto appunto se volete anche il merchandising con Gatto Denver, e quindi ho tutte le intenzioni di farlo. E come avete visto su Instagram c'è il post, vi metterò qui anche qui qualche anticipazione appunto del merchandising, ma non è tutto, perché ci saranno anche cover per iPhone, tazze, e sto valutando se fare anche il peluche di Gatto Denver, quindi sono molto felice che vi sia piaciuto. Ho ricevuto centinaia e centinaia di commenti che mi chiedevano dove si possono acquistare, ragazzi, stanno arrivando, non sono ancora disponibili ma arriveranno presto, e appunto ci sarà t-shirt, felpa, tazza, cover per iPhone per adesso, poi più in là forse farò anche il peluche di Gatto Denver, che secondo me è un'idea carinissima, così ognuno di voi potrà avere un Gatto Denver con sé a casa. E però sono, vi ringrazio tanto 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 tanto, perché mi avete veramente inondata di messaggi per chiedermi dove si possono acquistare, quando saranno disponibili, e non ho ancora una data certa, e non ho ancora però arriveranno molto 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 presto. È probabile che non appena saranno pronte già le vedrete sulla pagina, perché poi il merchandising si potrà acquistare direttamente praticamente sulla pagina del video di YouTube, come questa dove lo state vedendo adesso, subito sotto all'info box, subito sotto al video vedrete appunto le varie cosine del merch che potrete acquistare direttamente con un click, quindi sarà molto molto semplice, ed è un servizio appunto che è affiliato a YouTube, quindi è una cosa, so che è una cosa seria, perché appunto mi ha consigliato YouTube di creare il merchandising con loro, e sono gli unici che YouTube sono gli unici a cui YouTube permette di inserire il merchandising direttamente sul sito di YouTube, quindi sono appunto, lavorano direttamente YouTube e Google lavora direttamente con questo sito che è Teespring, quindi sono molto molto felice. Devo dire anche che ho ricevuto alcune critiche che mi hanno detto: Nicole, il tuo merchandising assomiglia molto ad alcuni capi della collezione Chiara Ferragni Collection di Chiara Ferragni. E forse queste persone non hanno mai visto il logo del mio canale, perché io ho il logo, cioè perché la bambolina che sarei io in versione cartone animato che ho messo sul mio merchandising è il logo del mio canale, presente sul banner del mio canale, su Twitter, su Facebook, eccetera eccetera, dal 2011, quando Chiara Ferragni manco aveva ancora aperto il suo store. Quindi in realtà, vi devo dire la verità, quando io ho visto le sue cosine con la bambolina bionda, ho pensato: cavolo, sembra il logo del mio canale, ma cosa significa questo? Che ha copiato me? No, ovviamente significa che abbiamo al massimo dei gusti simili. E io quando ho creato il banner del mio canale nel 2011, quando ho pagato un grafico per crearmi il banner del canale e tutti gli altri banner, perché all'epoca c'era anche il banner laterale e il banner sopra la foto, io ho avuto anche la mia bambolina versione cartoon, ce l'ho avuta anche come immagine del profilo per molti anni, e quindi ho voluto appunto usare il logo del mio canale sul mio merchandising, perché mi sembrava, non lo so, perché è quello che secondo me caratterizza il mio canale di più, è il mio logo, e quindi però mi sono ispirata moltissimo alle bamboline Onyx che andavano tanto di moda negli anni 90 e che io adoravo, ho sempre voluto vedere me versione cartoon. Infatti quando compravo le magliette della Onyx, le ho zaino, avevo tutto, volevo sempre prendere la ragazza bionda che fosse più simile a me, e poi volevo sempre vedere me in versione cartoon. Appunto nel 2011 ho creato tutti i banner del mio canale su Twitter, Facebook, YouTube eccetera, ho creato i banner in modo da avere me in versione cartoon, e quindi questo è il merchandising, appunto riporta il mio logo che è presente dal 2011. Mi ha fatto troppo ridere perché ho ricevuto addirittura insulti, cioè la brutta copia di Chiara Ferragni. No ragazzi, cioè non avete capito, questo è il mio logo da ben prima che Chiara Ferragni praticamente esistesse, da ben prima che esistesse Instagram, quindi, e sono molto fiera del mio logo, e mi piace tantissimo sia il banner del mio canale che appunto il mio logo con questa bambolina bionda, perché mi rappresenta e ci sono affezionata, perché appunto è lì praticamente dagli inizi del mio canale, dal 2011, quindi mi è piaciuta l'idea appunto di creare il mio merchandising, almeno i primi pezzi, ispirandomi proprio, cioè riportando praticamente il logo del mio canale.
Devo però dirvi che dovrò cambiare, perché ho pensato di non avere, meno male che me ne sono resa conto prima, non ho i diritti per utilizzare la bambolina cartoon, nonostante io l'abbia acquistata, ma non, cioè dovrei comunque parlare prima con la persona che mi ha creato il logo del canale, e quindi non essendo più in contatto con questa persona e non avendole mai chiesto i diritti per poterla utilizzare anche per altre cose oltre ai loghi del canale, dovrò per forza utilizzare un disegno diverso, cioè ho assunto dei grafici che rifaranno la mia versione di me in cartoon, ma non sarà esattamente quella del banner, appunto perché non ho i diritti, quindi dovremo cambiarla. Sto pensando però poi a questo punto, visto che tipo in cioè la bambolina cartoon mia adesso, per dire, ancora il ciuffo che io avevo nel 2011, quindi ho pensato magari, già che ci sono, di aggiornare e di poi quello che useremo per il merch utilizzarlo anche sul banner del mio canale eccetera, ma devo vedere, perché sono talmente affezionata ai banner che ho adesso, al logo che ho adesso, che sarà difficile cambiare, quindi vedremo. Però appunto dovrò cambiare, ci sarò sempre io in versione cartoon, però non sarà il merch che avete visto adesso su Instagram, perché appunto non ho i diritti e non vorrei rischiare una denuncia, non si sa mai, e non posso mettermi in contatto con questa persona perché non ho più i suoi contatti, purtroppo. Poi volevo soffermarmi anche sui colori, cioè il mio merch rispecchia esattamente i miei gusti. Quindi se lo trovate un po' bambinesco, alcuni di voi mi hanno scritto, pochi devo dire, in percentuale pochi, alcuni mi hanno detto Nicole ma sono un po' infantili, ragazzi a me piace il rosa, a me piacciono questi colori e io voglio creare, e ho sempre fatto così per tutto quello che ho creato, per il kit che avevo fatto con Benefit, per Jewel Candle, la candela Fairy Tale che ho creato con Jewel Candle, appunto ho sempre creato quello che a me piace. Perché, visto che la maggior parte di chi mi segue ha i miei stessi gusti, io voglio sempre creare qualcosa che io per prima vorrei avere, che io, cioè per me il mio kit era il kit più bello, per me la mia candela era la candela più bella, e voglio che anche per me il mio merch sia, per me, merch, intendo merchandising, appunto queste cosine, perché non so se tutti lo sanno, probabilmente sì, Nicole, ok, e voglio creare merch che a me per prima piacerebbe indossare, quindi deve rispecchiare i miei gusti, sperando che ovviamente rispecchi anche i vostri, mi rendo conto che non potrò accontentare il 100% delle persone, però ci tengo a creare qualcosa che io per prima indosserei, e io adoro le felpe che ho creato, adoro le t-shirt che ho creato, non vedo l'ora di indossarle, quindi sono molto molto felice. Adesso vi farò vedere in anticipo tra qualche giorno anche il nuovo design, che sarò appunto sempre io in versione cartoon, e poi il design con Gatto Denver, che anche quello non vedo l'ora di vedere, lì non ho ancora visto le anticipazioni, quindi sono super emozionata, e voglio scriverci sotto o tutto bianco un po' arancione o un gattino tutto bianco un po' arancione, non lo so, consigliatemi cosa preferireste vedere, oppure solo la faccia di Gatto Denver, che cosa dite voi, che cosa dite voi. Stessa cosa con la mia versione cartoon, vi piace l'idea di scriverci Kiss and Makeup Family, oppure preferireste avere solo la bambolina in versione cartoon di me ma senza la scritta Kiss and Makeup Family? Perché alcuni mi hanno detto ma Nicola hai cambiato il nome del canale, ci hai messo il tuo nome e cognome e poi metti sempre Kiss and Makeup. In realtà l'URL del mio canale è sempre Kiss and Makeup 01, sia su YouTube che su Instagram che su Facebook che su Twitter, però sono molto affezionata a questo nome, quindi fatemi sapere voi se preferite con appunto la scritta sia la versione mia cartoon che la versione di Gatto Denver, o se la preferireste senza, perché voglio appunto includervi nella creazione di queste cosine e ascoltare i vostri consigli. E vi posso già dire che saranno disponibili sia in rosa che in bianco, e non vedo l'ora, non vedo l'ora di indossarlo, non avete idea, non le ho ancora fisicamente, altrimenti ve le farai vedere naturalmente, però sono molto impaziente, fiera ed orgogliosa di questo nuovo traguardo, perché non avrei mai immaginato di avere un mio merch un giorno, quindi per me è un'emozione pazzesca, pazzesca, e devo veramente tutto a voi, quindi ve ne sono grata davvero, perché mi fate, cioè, mi realizzate tutti i miei sogni, e quindi per me è una cosa
bellissimo, emozionante, mi mancano proprio gli aggettivi per descrivere come mi sento a volte e la gratitudine che provo per voi. E poi in questo momento, specialmente in questi 2 mesi di quarantena, che ho avuto tanto bisogno della vostra vicinanza e voi ci siete stati sempre, 24 su 24, sempre, siete sempre stati lì per me, per aiutarmi. Io non so se riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza, so, a ricambiare quello che avete fatto voi per me. Spero di riuscire nel mio piccolo un po' a rallegrarvi i momenti delle giornate, di farvi strapparvi un sorriso, un po' di felicità, un po' di positività, che queste sono le cose belle della vita. Spero di riuscirci, perché voi per me avete fatto veramente veramente tanto. E comunque mi faceva ridere, volevo dirvelo, questa cosa mi faceva ridere, che l'ultimo vlog era tipo di 40 minuti e voi mi avete scritto: che corto questo vlog, Nicole, ma è troppo corto. Mi ha fatto troppo ridere, perché in realtà per gli youtuber normali 40 minuti è lunghissimo come video, ma vi ho abituati ai vlog da un'ora ultimamente, quindi oddio, spero che anche questo sia abbastanza lungo, che sia abbastanza, cioè di averlo fatto abbastanza lungo, scusatemi se non lo sarà, e niente, insomma volevo solo appunto parlarvi di questa cosa del merch. Poi volevo un attimino ricollegarmi al discorso che abbiamo fatto a colazione, perché è veramente un periodo che mi arrivano dei commenti, e io posso capire naturalmente, perché è un periodo molto difficile questo per molte persone. Io ve l'ho detto in tantissimi video, io sono fortunata perché il mio settore, il mio lavoro non ha risentito, ma sono a fuoco, ok, no, perché se parlo da mezz'ora e non sono a fuoco ed è a fuoco la cucina dietro, cioè vabbè. E io sì, ve l'ho detto spesso, io sono molto riconoscente del fatto che all'universo in generale, ok, sono molto riconoscente del fatto che il mio lavoro non è un settore che ha subito un rallentamento o un danno a causa di questa pandemia, quindi io mi ritengo molto fortunata, ma sono cosciente del fatto che non sia così per tutti, anzi mi informo anch'io e so bene qual è la situazione in questo momento, quindi capisco i problemi e capisco il malcontento. E quello che però non capisco e non posso giustificare è la maleducazione, sono le offese gratuite, perché cioè, questa gente non mi conosce, quindi non lasciare commenti negativi ma brutti, io vi parlo di commenti di cattiveria, ok? Non vi sto parlando di qualche critica costruttiva, ok? Tenete a mente questo in questo discorso. Io vi sto parlando di insulti, di offese, di cattiveria pura. Mi arrivano papiri lunghissimi di persone che mi insultano, ok? E questo io e tutti gli youtuber ci siamo abituati, ok? Tutti noi, penso, abbiamo perso un minimo di fiducia nell'umanità da quando abbiamo iniziato a fare YouTube, perché ci siamo resi conto di quanto possa essere cattivo il genere umano. Io mi sono anche resa conto però di quanto possa essere buono, di quanto possano essere buone le persone e di quanto ci si possa voler bene anche solo stando da una parte all'altra della videocamera, perché devo essere sincera, il 90% delle persone che mi seguono, dei commenti che mi arrivano, sono di una positività che mi riempie di gioia, quindi non mi posso lamentare. Però ho notato che in questo periodo c'è stato un po' questo incremento e vi dico una cosa, che sono i miei pensieri, ok? Senza entrare nel discorso politico eccetera, però se ci sono dei problemi per quanto riguarda il campo del lavoro, dell'economia, ragazzi, non dovreste venirvi a lamentare con gli youtuber di questo, ok? Ci sono persone che dovrebbero risolvere questi problemi, ma non siamo noi youtuber, ok? Perché mi sento di doverlo dire. Poi non dovete dare per scontato che se noi non facciamo vedere la beneficenza non significa che non la facciamo. Io faccio molte cose e non mi interessa parlarne, sinceramente, perché dovrei farlo. Quello che faccio lo faccio perché mi riempie il cuore a me e soprattutto perché so di fare felice qualcun altro, ma non è che ho bisogno di dirlo. Questo è molto semplice, self-explanatory, cioè non mi piace quando mi viene detto invece di spendere i soldi in questo fai beneficenza, ma io la faccio, solo che non ho bisogno di venirtelo a dire o venirlo a dire pubblicamente. E poi volevo anche menzionare che
non ho comunque niente in contrario a chi invece lo dice pubblicamente. Non è che se io non faccio una cosa matematicamente giudico in negativo chi invece la fa, e viceversa, se non faccio una cosa giudico negativamente chi lo fa. Non bisogna giudicare, punto. Indipendentemente da tutto nella vita non si giudicano gli altri, bisognerebbe giudicare se stessi, non gli altri, per migliorarsi se stessi, per migliorare se stessi, non gli altri, ok? Perché una persona molto più intelligente e saggia di me diceva che bisogna essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, perché se cerchiamo di cambiare gli altri ma non cambiamo noi stessi, se guardiamo, se scagliamo le pietre contro gli altri ma non guardiamo quello che facciamo noi, le cose non andranno mai bene in questo mondo. Quindi questi miei pensieri serali, che non so nemmeno mai se riesco a spiegarmi bene, tra l'altro, cioè, quando finisco di parlare io so quello che volevo dire, però non so mai se mi sono spiegata bene, se voi avete capito quello che volevo dire, vabbè. Ok ragazzi, momento skincare prima di andare a nanna. Sono qui a struccarmi, è proprio vero che quando un trucco ti piace tanto non vuoi proprio toglierlo, però dobbiamo farlo perché la nostra pelle ha bisogno di essere struccata e di respirare durante la notte, quindi mi raccomando, importantissimo. Io adesso vado a struccarmi con l'acqua micellare, come faccio ogni sera. Sto cercando di prelevare i dischetti di cotone. Inizio sempre dagli occhi, appoggio un po' il dischetto struccante sulle ciglia, in modo che possono intanto inumidirsi, così non devo andare a sfregare troppo. Lascio bene che il mascara si sciolga anche da questa parte. So che è bruttissimo da vedere, però è una cosa importante, così non vado a sfregare appunto troppo. E poi passo sull'altro occhio e vado a togliere il trucco. Se la mia pelle è già arrossata, non vi preoccupate, non sono i prodotti che mi causano questi rossori, ma è proprio la mia pelle che è sfigatissima e basta pochissimo perché si arrossi, basta che la tocchi, quindi purtroppo è così. Ok, adesso che ho struccato per bene il viso e non ho più residui di trucco sul dischetto di cotone quando lo passo, questo è il momento in cui abbiamo finito. Fino a quando restano residui di trucco sul dischetto di cotone, mi raccomando, dovete continuare a detergere la pelle, ma faccio sempre sempre la doppia detersione, come ben sapete, e vado a lavare di nuovo il viso. Questa è l'acqua marina di Lush. Adesso step idratazione, voglio parlarvi di questa crema intanto, che è la contorno occhi anti-age 3 azioni di Lab Care Cosmetics. Come sapete uso questo brand da anni, vi parlo da anni dei prodotti di questo brand, e da un po' che ho iniziato a lavorare con loro e sono molto molto felice e fiera di questa collaborazione, perché è un brand molto serio, come sapete lo trovate in farmacia, anche sul loro sito naturalmente, e vi lascerò comunque qua sotto il link. Intanto vi parlo di questa crema che è... E allora, io di solito mi piacciono le creme quelle dense in vasetto, ok? Questa, come potete vedere, è in tubetto, ma è una crema come mai io ne avevo provate prima, perché ha un effetto liftante che quando la applicate si sente proprio, non so come descriverlo, dovete provarla, ha un effetto liftante, non so come descriverlo, cioè lo sentite che un po' tira, ed è una cosa, cioè, pazzesca, che io non ho mai riscontrato in nessun altro prodotto. Adesso vi faccio vedere, ne basta pochissimo in realtà per l'applicazione. Come potete vedere è come la consistenza è simile a quella di un gel, è trasparente, e vado a picchiettarlo su tutto il contorno occhi, ma questo vado a picchiettarlo anche sulla palpebra. È l'unico contorno occhi che io conosca che va applicato anche sulla palpebra, ragazzi. E lo applico anche qui perché questo contorno occhi ha un effetto liftante anche sulle palpebre. Ve lo dicevo che è una crema speciale e ha un effetto ricompattante, quindi ricompatta la pelle e ha questo effetto lifting su tutta la zona appunto del contorno occhi. Come al solito vado a picchiettare il prodotto sempre sempre il contorno occhi con l'anulare, che è il dito che tra tutti fa meno pressione, visto che questa zona è molto delicata, è importante utilizzare l'anulare. Ecco, adesso sento che comincia a tirare, è una cosa strana da descrivere, dovete provarla per capire.
Voilà, ne ho messa anche troppa perché in realtà ne basta pochissima. Ok, mi sono tolta la vestaglia, ragazzi, perché con la luce che ho qui per filmare fa un caldo che non vi so spiegare. Ok, adesso passiamo all'idratazione del viso e vado intanto ad utilizzare questo siero. Anche questo è di Lapcare Cosmetics e questo è il Olo Fluido Viso Anti-Age. Anche questo è liftante e levigante e contiene vere scaglie di oro 24 carati, lo so, è pazzesco anche da vedere, sono bellissime perché sono super 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 scintillanti, agito sempre per bene e servono a stimolare la produzione di collagene che è che è praticamente quello che la nostra pelle perde con l'età e quindi è molto importante per combattere le rughe, i segni del tempo. Ok, lo picchietto per bene su tutta la pelle del viso. Questo è un olio secco, quindi va benissimo non solo per le pelli secche normali ma anche per le pelli miste grasse. Io lo uso tranquillamente e anche sul collo e si assorbe molto molto in fretta. I principi attivi di questo prodotto sono vitamine e antiossidanti che appunto servono a mantenere la pelle giovane, elastica e compatta, ragazzi, anche questo è fantastico. Il brand mi ha dato un codice speciale per voi, che non è solo un codice sconto, ma vi permette di avere un prodotto pazzesco in regalo, ragazzi. Il codice è appunto Nicole Regalo, ve lo scriverò qua in sovraimpressione. Voglio ricordarvi però che utilizzando i miei codici, se sono codici sconto o codici regalo come questa volta, io non ci guadagno mai niente sulle vendite dei prodotti che inserisco nei miei video, mai mai mai, proprio per scelta mia da quando ho aperto il canale. Non voglio mai guadagnare sui vostri acquisti, ok? Quindi è proprio solo un codice per aiutarvi a risparmiare qualcosina, oppure in questo caso per avere un prodotto pazzesco in regalo, che tada, sarà questo, no, eccolo, tada, sarà questo, ragazzi. Questo è il mascara volume infinito, naturalmente nero, questo è il pack, e lo avrete in regalo utilizzando appunto il mio codice sconto Nicole Regalo con una spesa minima di 24,90, vi metterò il link qua sotto nel box informazioni. E se appunto spendete almeno 24,90 avete in regalo questo prodotto. Eccolo qua, ragazzi, mascara volume infinito. Comunque ve lo farò vedere anche in un make up quando mi trucco, così vedete il risultato, ma è pazzesco. Dallo scovolino potete già vedere che ha un sacco di fibre, quindi dà un sacco di volume alle ciglia e le incurva, quindi è pazzesco. Se appunto lo riceverete in regalo perché farete qualche acquisto sul sito, fatemi sapere poi come vi ci trovate, mi raccomando, vi metto il link qua sotto nel box informazioni, ragazzi. E adesso niente, io sono pronta per andare a nanna, ragazzi, quindi vi do la buonanotte, mia family. Aspettate, se riuscite a vedermi decentemente, ok, forse così, no, la luce è pessima in ogni caso, quindi tanto ormai siete abituati, insomma, i miei video sono molto caserecci, ragazzi, quindi io adesso vado a nanna, mia family, vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio, venite voi da me stavolta, venite vicino, ok, abbraccio forte, 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 e niente, noi ci vediamo domani, mi raccomando, sempre alla stessa ora, 17:30, vi aspetto, ciao!